Per la rubrica itinerario agroalimentare di Basilicata siamo qui nel comune di Pisticci con il dottor Domenico Albano, vice sindaco e assessore attività produttive, costantemente impegnato insieme a tutta la giunta per la valorizzazione dell'itinerario turistico, neogastronomico e culturale della città di Pisticci. Peccato non esserci a Milano su questa iniziativa, la seconda tappa della rassegna itinerario agroalimentare di Basilicata, dottor Albano, dove naturalmente un contrattempo di carattere istituzionale, non sbaglio, non ha potuto farla essere presente insieme al sindaco di Trani. Sì, purtroppo ci è dispiaciuto molto non essere presente a questa manifestazione che ha saputo un bel successo, un successo, e non aver salutato tutti i miei concittadini di Pisticci che sono accorsi a questa manifestazione. Comunque noi abbiamo promosso, diciamo, il territorio, abbiamo promosso la città di Pisticci. L'evento di Milano ha promosso un po' gli itinerari turistici, culturali ed enogastronomici del nostro territorio, di Pisticci e di Marconia. Noi come amministrazione e io come mio settore siamo, diciamo, in costante azione e cerchiamo di promuovere il nostro territorio programmando questo tipo di manifestazioni, e ne programmeremo altre in futuro nel corso, diciamo, dell'anno successivo. Io volevo ringraziare tutti gli organizzatori della manifestazione, e sicuramente nelle prossime tappe ci saremo, e quindi avremo modo personalmente di essere presenti, quindi di vedere, insomma, tutto e di promuovere il nostro territorio singolarmente. Dottor Albano, ringraziamo, e per concludere vogliamo soltanto, appunto, rinnovare l'impegno alla Regione Basilicata, Dipartimento Attività Produttive, per adoperarsi per potenziare l'offerta turistica a Pisticci con l'ampliamento di case vacanza, bed and breakfast. È un appello che facciamo alla Regione, abbiamo già fatto col sindaco. Sì, questo sicuramente è il nostro obiettivo. Da subito cercheremo, insomma, con l'assessorato alla Regione di promuovere questo tipo di turismo, che sicuramente darà dei benefici economici a tutto il territorio. Quindi sicuramente mi vedrà subito, diciamo, mi vedrà impegnato da questo punto di vista. Più posti letto, più economia, più lavoro, giusto, dottor Albano? Sicuramente sì, più turismo e più lavoro, perché purtroppo l'economia in questo frangente purtroppo non è che vada bene. Ci sono c'è la crisi, ci sono grossi problemi. Noi dobbiamo sfruttare le risorse che abbiamo, e la risorsa più importante è il turismo dalle nostre parti, visto che l'agricoltura è in ginocchio, l'industria altrettanto, quindi dobbiamo sicuramente andare, diciamo, verso il turismo, e quindi tutto quello che può portare dei benefici al turismo, la pista Mattei e tutto quello che è di corollario allo sviluppo del territorio. Dunque, io sono